tanti consiglieri del Partito Democratico presenti nei comuni della provincia di Pescara. Pescara, Montesilvano, Sportore, Città Sant'Angelo, Scafa, Alanno, Popoli, Abateggio, Serra Monacesca, Letto Manoppello ed altri ancora, stanno presentando ordini del giorno e mozioni per fare in modo di scongiurare l'aumento del 30% del canone del Consorzio di Bonifica Centro sugli agricoltori della nostra provincia. Già l'anno scorso hanno dovuto rinunciare a gran parte del raccolto, a un servizio che in alcuni mesi è stato per 3 mesi, in alcuni casi addirittura anche per qualche giorno durante tutta l'annata. Adesso veramente questo aumento non è spiegabile. La Regione non ha risposto al nostro appello, ma soprattutto, a fronte di alcune richieste del Consorzio di Bonifica Centro, ha fatto in modo che si anticipassero già a giugno del 2022 le restituzioni del fondo di rotazione che era stato portato proprio nel 2021 da 10 milioni a 20 milioni. Ecco, questo significa non ascoltare il territorio, pesare su un settore che è già gravemente compromesso. E non a caso le forze del centro-sinistra hanno chiesto che domani in Consiglio regionale la Giunta Marsiglio incontri le associazioni rappresentative del mondo agricolo.